Ho letto l'intero libro del generale Roberto Vannacci. 357 pagine di punti esclamativi, virgole dopo le avversative e una miliardata di aggettivi qualificativi. Però fra tante critiche gli riconosco un merito: essere riuscito ad accorpare le peggiori cretinate tutte insieme. Ora vi leggerò alcune delle dichiarazioni che contiene. Parto da qui. Quando con tutta la famiglia ci trasferimmo a Parigi per la prima volta, cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che nel metrò fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, mentre si reggevano al tenti bene dei vagoni, per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra. Poi il generale chiude così: bastarono poche settimane e la vista dei neri smise di incuriosirmi. Il generale si lamenta poi che la parola patria sia stata sostituita dalla parola diritti. Poi propone di non piantare più alberi ad alto fusto, ma soltanto cespugli, così quando cadranno non faranno danni. E se la prende con il sindaco Sala, perché invece pianta alberi. E poi continua Greta Thunberg un'invasata. Gli attivisti dell'ambiente, gretini. Ecco forsennati che chiedono oboli. Ambientalismo bacato, neuroni malandati, ambientalismo da strapazzo, zavorra ideologica. La catastrofe climatica, spauracchio. Al contrario di quanto asseriscono i talebani dell'ambientalismo, non dobbiamo salvare il pianeta. Il generale difende invece le tonnellate di CO2 che ci permettono di nascere in un ospedale. Il generale rapporta i numeri. Ogni anno muoiono 3.000 persone sulle strade solo in Italia. E la meteoropatica ambientalista si dispera per le previsioni climatiche? Poi, dice, sembra uscita dalla saga della famiglia Adams. Altro giro, altra corsa, altra dichiarazione. Secondo il generale, la mobilità privata è ghigliottinata, minando la nostra libertà e il nostro amato stile di vita. Poi ce l'ha di nuovo con l'immigrazione. Le società multietniche colorate, le più insicure, delinquenti etnici. Lo dice chiaramente, per molti versi non le tollero le altre società. Poi il generale scrive che Paola Egonu non ha tratti somatici che possano rappresentare l'italianità, che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e le statue che dagli Etruschi sono giunti ai giorni nostri. E la paragona a un panino del McDonald's. Sono ormai più di 50 anni che abbiamo McDonald's in Italia e che milioni di italiani si cibano dei suoi prodotti, ma nessuno si azzarda a dichiarare che i panini con hamburger e ketchup facciano parte della cucina tricolore. Capito perché Paola Egonu non può rappresentare l'italianità? Poi il generale fa un salto nella modestia. È evidentemente una delle sue caratteristiche. E questo è quel che dice di se stesso. Ritengo che nelle mie vene scorra una goccia del sangue di Nea, di Romolo, di Giulio Cesare, di Dante, di Fibonacci, di Giovanni dalle Bande Nere e di Lorenzo de' Medici, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, di Galileo, di Mazzini e di Garibaldi. Poi la soluzione finale. La convivenza di più civiltà è tanto più pacifica quanto più vi è il dominio di una civiltà sull'altra. Sull'immigrazione, comunque, il generale ce l'ha con tutti. Ma secondo me il passaggio più incredibile è quando il generale si scaglia contro gli asili nido e i servizi all'infanzia. Secondo lui, nati per colpa del rifiuto da parte dei movimenti femministi di tutto il mondo della figura di donna madre. E io che pensavo che gli asili nido fossero pochi e troppo cari, e invece scopro che sono proprio sbagliati e che non dovrebbero proprio esserci, perché la donna nella sostanza è nata per prendersi cura della casa e dei figli. E poche righe dopo il generale si compiace che gli albatros, l'uccello marino, abbia a disposizione tante femmine. Cioè lo invidia, dice proprio così. Beati loro. Insomma, il generale invidia un uccello e non sembra un caso. In un altro punto se la prende con Rocco e il batacchio che ha fra le gambe. Dice proprio così. E questo per spiegare perché lui è contro la carriera ALES per i ragazzi e le ragazze transgender nelle scuole. A proposito di scuola, il generale propone di far salutare la bandiera italiana ai ragazzi prima di ogni lezione. Poi continua a parlare circa l'orientamento sessuale. Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura, che a tutti gli esseri sani, normali, concede di riprodursi, ma lo dimostra la società. Rappresentate una ristrettissima minoranza del mondo. Poi in qualche modo il generale si dispiace di non poter più usare tanti bei vocaboli che andavano di moda.
e li elenca proprio uno dopo l'altro. Pederasta, invertito, sodomita, finocchio, frocio, ricchione, buliccio, femminiello, pardassa, caghi neri, cupio, bugerone, checca, omofilo, uranista, culattone, sono ormai termini da tribunale. Non ci resta che chiamarli gay, importando un'altra parola straniera nel nostro lessico italiano. Poi loda Oriana Fallaci, poi rivendica la possibilità di negare l'affitto a coppie gay in quanto gay. Poi il libro si avvia alla conclusione, anche se noi aspettiamo il seguito. In ogni caso, anche questa volta il generale riesce a chiudere regalandoci un'ultima perla. Cioè si dichiara contrario alla raccolta differenziata porta a porta. E spiega anche il perché. Perché ci obbliga a tenerci in casa i gusci di cozze mangiati giorni prima. Capito? La questione davvero grave di questo libro è che tutte quelle idee in qualche modo serpeggiano nella società. E se un generale ha deciso di pubblicarle, significa che ha sentito questo come il momento migliore per farlo. Per uscire allo scoperto, sicuro di trovare appoggi. E li ha trovati, cioè lo hanno trasferito di mansione, ma rimane capo fra i capi. Nessuno ha tolto i gradi a Roberto Mannacci e nessuno lo farà. È la storia d'Italia. Tutti i torturatori del Giotto a Genova, del resto, hanno fatto carriera. Siamo sempre lì. Non sperate che questa volta possa accadere qualcosa di diverso. Anche se noi abbiamo il dovere di provarci. Rompiamo le righe!